Non basta il cuore alla Lutigiani per fermare la corazzata nuova Tor Tre Teste. Sotto di 3 gol già nel primo tempo, il team di Bartoli ha saputo reagire nella ripresa, senza tuttavia completare una rimonta che avrebbe avuto del clamoroso. 3 punti fondamentali dunque per la formazione di Via Candiani, capace di recuperare tra la quinta e l'ottava giornata ben 4 punti alla Roma neocapolista. Tra i rossoblù, occhi puntati sul capocannoniere del torneo Calì. Nelle fila dei locali, sempre con il numero 9, spicca il nome della calciatrice Francesca Pittaccio. La prima palla gol del match è firmata Lutigiani. Galvagno in area, si fa respingere la conclusione ravvicinata dall'attento 4-8. Un minuto dopo risponde la nuova Tor Tre Teste, mancino dal limite di Mori e sfera che lambisce il palo alla destra di Zaccaria. Al decimo la compagine di Palmeri sblocca il risultato grazie al solito Calì. Il numero 9 ospite chiude il triangolo con Arcano e a tu per tu con Zaccaria mette a segno la sua 26esima rete stagionale. 2 minuti più tardi Succi stende in area Mambrini e per il signor Aron di Roma 1 è calcio di rigore. Dal dischetto Arcano sigla il raddoppio per la nuova Tor Tre Teste. Al 19esimo i rossoblù calano il tris con lo scatenato Mambrini. Il numero 11 ospite fila via sulla corsia di sinistra, converge in area e fredda Zaccaria con un preciso diagonale. La squadra di Palmeri sfiora il 4-0 con la conclusione dai 20 metri di Petrungaro, pallone che lambisce il palo alla sinistra del portiere avversario. Al 23esimo la Lutigiani rifà capolino dalle parti di 4-8 con la punizione fuori misura di Ricozzi. In chiusura di primo tempo Calì manca clamorosamente la sua 27esima marcatura. Il bomber della nuova Tor Tre Teste conquista la sfera, dribbla anche Zaccaria ma a porta vuota non c'entra lo specchio. Il secondo tempo è tutta un'altra storia. Al rientro in campo il tecnico Bartoli sfrutta il primo cambio a sua disposizione. Pittaccio rimane negli spogliatoi, al suo posto scende in campo Tagliaboschi. 2 giri di lancette e la Lutigiani accorcia le distanze. Cross dalla sinistra di Di Stefano, colpo di testa di Galeazzi, miracolo di 4-8 e ribattuta vincente di Ricozzi che riapre la partita. Sull'altro fronte Calì pesca Arcano in area, ma il suo destro si rivela troppo alto. La Lutigiani ci crede. Al 16esimo Loreti dalla distanza impegna 4-8 in 2 tempi. 1 minuto dopo la nuova Tor Tre Teste potrebbe chiudere definitivamente i giochi, ma Arcano, ben servito nel cuore dell'area biancorossa dall'imprendibile Calì, colpisce il montante sinistro della porta difesa da Zaccaria. Scampato il pericolo, al 26esimo la Lutigiani riapre la contesa. Sugli sviluppi di un corner battuto da Dorsi, Galeazzi mette tutti d'accordo e sotto misura sigla il 3-2. La rimonta della Lutigiani però rimane incompiuta. Sì, perché alla mezz'ora della ripresa Zaccaria buca l'uscita sul traversone di Petrungaro e Raudino insacca a pochi passi dalla porta. È il definitivo 4-2 che configura la dilettante nuova Tor Tre Teste come reale terzo incomodo delle due professioniste romane. Con la Lazio a +1 e la Roma a +2 dai rossoblù, questo campionato non smette più di stupire. Allora, torniamo in studio e andiamo a vedere anche il campionato regionale, 4 gironi che compongono ovviamente il campionato regionalissimi fascia B regionali. Specialmente il girone A era una giornata molto importante perché si scontravano fra loro le prime 4. Al Paglialunga finisce infatti 1-1 con il Fregene bravo a contrastare un ottimo primo tempo della Dispoli. Ad Ostia stesso risultato, 1-1 con il Monte Spaccato, rimane quindi tutto invariato e settimana prossima ci sarà Olimpia-Fregene. Nel girone B invece torna in vetta il Villanova che vince con il Delle Vittorie ed approfitta anche della sconfitta del Guidonia. Dietro vince soltanto il Fidene, settimana scorsa un caso curioso con il Rieti che ha schierato un portiere classe 99 contro il Rieti, finita fino a 4-2 con ovviamente delle evidenti colpe nei 4 gol del portiere che secondo il regolamento, io qua chiedo anche agli ospiti, non poteva giocare perché non aveva ancora compiuto il 12° anno di età. Certo, quindi dovrebbe essere così. Sì. Non so qual era. Però dice che aveva fatto i 12 anni, 99, dice che... Però era 99, quindi non so se anche fosse gennaio... Avrebbe compiuto sì. 12 anni. Diciamo. Avrebbe compiuto 12 anni, quindi... Sì, perché dice che era teoricamente... Dice che aveva fatto 12 anni. Sì, era comunque una segnalazione che non aveva compiuto ancora... No, 12 anni dicono, però poi non ho certo. No, è arrivata una segnalazione che aveva rettificato che aveva compiuto 18 anni e 12 anni a febbraio sì. Quindi appena 12 anni quindi rientrava, sì, appena. Rientrava perfettamente nel regolamento, comunque certo uno scontro magari così importante condizionato certo, ovviamente chiaramente. Vediamo comunque anche gli altri in questo girone prossima settimana è molto interessante con Guidonia Fidene e Villanova Ottavia.
Nel girone C la Romulea batte la grande polisportiva Carso e va a meno d'otto, ovviamente cambia poco o nulla. L'Alba Longa invece va a valanga sul San Paolo, sempre più a rischio retrocessione. Curiosa veramente la parabola discendente del San Paolo, che fino a due stagioni fa era nei campionati di elite. Nel girone D vincono sia Tor Sapienza che Bettini, mentre il Certosa viene sconfitto dalla Libertas Centocelle. Questa è la classifica che ne consegue. Noi vediamo lo scontro più importante, quello del girone A, tra la Dispoli e Fregene. Grande attesa al Paglialunga per lo scontro al vertice. Tre punti a separare la prima della classe la Dispoli a quota 55 da un Fregene che insegue con 52 punti in bottino. Grande entusiasmo e pienone dunque sugli spalti per la super sfida, ma anche grande commozione nel ricordo del papà di uno dei ragazzi del Fregene venuto a mancare proprio in settimana. Al pronti e via è subito la Dispoli a partire forte. È il quarto minuto quando Bernardini prova un ottimo filtrante per Scaramozzino che si inserisce perfettamente tra Santa Croce e Vadala e va in assoluta tranquillità ad infilare la porta. La Dispoli già in vantaggio dunque grazie al bel guizzo di Matteo Scaramozzino. Il Fregene accusa il colpo e fatica a reagire. Sempre ospiti in avanti infatti al settimo minuto Bitti mette in mezzo per la testa di Petrone, ma stavolta della rete c'è solamente l'illusione ottica. Spinge forte sull'acceleratore la squadra di Ferrari, qui è il numero 10 Bitti a provare il mancino, bloccato a terra stavolta da Vadala. Ma la grande occasione per il raddoppio ospite arriva al 25esimo. Scaramozzino serve ancora Bitti sul filo del fuorigioco, ma tu per tu con Vadala il numero 10 si lascia ipnotizzare dall'estremo difensore che limita i danni. Il Fregene invece fatica oltremodo ad uscire dalla propria metà campo e l'unico tentativo è questo fuori misura di Foyz. Si chiude dunque sull'1-0 per il Dispoli, una prima frazione assolutamente a senso unico. Ed in avvio di ripresa il Fregene rimane anche priva di guida tecnica a causa dell'espulsione dell'allenatore per proteste. E sulla falsariga del primo tempo sono sempre gli ospiti a spingere in questo avvio di ripresa. Al quinto è De Macchi a tentare di servire Bitti in un'azione fotocopia a quella del vantaggio, ma è ancora molto bravo in uscita Vadala a salvare tutto. Continua a produrre gioco ed occasioni la Dispoli, che però spreca molto, ed il Fregene ringrazia. Dopo un calcio di punizione sopra la traversa di Cannillo, infatti, arriva al 20esimo della ripresa, il pareggio dei padroni di casa. Un tacco dello stesso Cannillo innesca infatti l'azione travolgente di Foyz, che salta in velocità praticamente tutta la difesa ospite, prima di sfogare il mancino alle spalle di Molinari. Un autentico gioiello, la rete di Federico Foyz, che va a festeggiare il pareggio, mostrando una maglia dedicata proprio al compagno di squadra colpito dal lutto. Dunque pareggio a sorpresa dei padroni di casa, con l'ultimo quarto d'ora che scivola via senza particolari emozioni. Si mangia le mani dunque la Dispoli, che ha sprecato tanto, venendo poi puntualmente punita alla prima occasione, come legge del calcio insegna. Un punto prezioso invece per il Fregene, che resta nella scia della Dispoli con il gap che rimane invariato a 5 gare dal traguardo. Ringraziamo Fabio Cadasso e ovviamente ci uniamo anche al cordoglio degli amici del Fregene. Stavamo parlando intanto del giocatore della Dispoli che oggi ha giocato anche la partita contro i Giovanissimi di Elite, un tempo, il secondo, Mauro Scaramozzino, il piccolo Jolly. Che... Avevano 3-4 97, di cui due in campo e due tre fuori, mi sembra. È entrato, ha giocato poco, quindi abbiamo avuto poco modo di vederlo. Comunque, insomma, al di là di questo, è stata una partita combattuta, quindi magari un classe 97 che mette in risalto tutti i tecnici, magari questa non era magari la partita per potersi così mettere in mostra. Infatti, voglio chiederti questo, c'è ancora spazio magari a questo punto della stagione, in questo campionato, a giocatori magari che ancora sono fisicamente acerbi, sono magari piccolini? Io immagino, insomma, un Savio, un Tor di Quinto, già giocatori comunque formati fisicamente. Beh, c'è sempre spazio per il giocatore bravo. Noi ce l'abbiamo uno, insomma, che è fake, comunque non è grandissimo, no, fisicamente, però insomma tecnicamente si fa valere. Quindi diciamo che a quest'età già non è solo il fisico che fa la differenza, è anche, diciamo, il fatto tecnico. Però chiaramente ancora, no, un aspetto fisico comunque importante, ecco, da non sottovalutare. Io invece a secondo volevo domandare questo, spesso insomma si parla, no, allargando un pochino il concetto di fasce d'età, no? Si dice questo è un millesimo buono, quest'altro meno buono, insomma secondo te, parlando di 97,
è un'annata positiva, spaziando ovviamente per quello che tu hai visto in giro, non solo chiaramente nell'Urbe Tevere. A differenza dell'anno scorso, i 96 erano più giocatori anche fisici. 97 c'è qualcosa di buono, però per me non è un'annata buona. Abbiamo fatto un lavoro, soprattutto Mauro, abbiamo fatto un lavoro veramente eccezionale. Capillare. Sì. Ok, grazie. Tanto Fede, non so se vuoi ringraziare, perché insomma un complimento al direttore, sta lì il microfono, sì. Ringrazio il direttore. Da fiducia, insomma. Sì, sì. Come lo ripaghiamo? Un gol? Un gol. Settimana prossima. Contro chi giocate? Giochiamo contro Focene. Vabbè. Okay. Preparato. Preparatissimo. Allora, vediamo invece il campionato Lieve Fascia B e Cristiano, che cosa è accaduto. Qui l'Urbe Tevere si è comportato in maniera egregia. Eh sì, qui un risultato importante di giornata è proprio la vittoria dell'Urbe Tevere per 2-1 sulla Lazio, un risultato che permette, con la contemporanea vittoria della Roma contro il Pro Roma per 4-1, alla formazione giallorossa di Tovaglieri di allungare in classifica, e con 7 punti di vantaggio a 5 giornate dal termine, la Roma praticamente, insomma, difficilmente perderà il primo posto in classifica. Stesso discorso per il Tor di Quinto al terzo posto, un Tor di Quinto che si impone per 4-0 a Monterotondo, e grazie anche alla sconfitta del Savio in casa contro l'Ostia Mare per 2-1, Tor di Quinto che ormai dovrebbe avere in mano il terzo posto, ma soprattutto un Tor di Quinto che fa qualche pensierino anche al secondo, perché sono 4 le lunghezze che la separano dalla formazione di Inzaghi. Per quanto riguarda invece il sesto posto, l'ultimo buono per andare a giocare i playoff, c'è il recupero dell'Atletico Roma che aggancia la nuova Tor tre teste sconfitta dalla Vigor per Conti, e dietro l'Atletico Roma e nuova Tor tre teste che occupano appunto gli ultimi due posti sono proprio la formazione blaugrana e quella canarina, che seguono a 4 punti. Secondo questo, che gruppo è? Comunque un gruppo capace di battere, abbiamo visto, la Lazio. È un gruppo, noi ci puntiamo molto. Ieri è stata una partita veramente bellissima, meritata, in 10 ragazzi veramente eccezionali, bravi. Quindi costruito negli anni, Mauro? Beh, comunque al di là del fatto, facendo una panoramica del campionato, rispetto alle Coppe Lazio, ne ho viste anche in precedenza, questo mi sembra un bel campionato, il livello è molto alto. Competitivo. Molto competitivo, se andiamo a vedere insomma che la Vigor per Conti e l'Urbe in questo senso sono fuori, però andando a vedere poi le partite, comunque vediamo che a livello tecnico, a livello generale, sono due formazioni che esprimono un grande calcio. Quindi al di là di questo, al di là del risultato, devo dire che la vittoria di ieri ci dà, diciamo così, anche la forza di continuare, perché poi di battere una professionista penso che sia la cosa, insomma, più bella e più ambita per il settore giovanile dilettante, insomma. Tra l'altro, io proprio a Mauro volevo domandare questo, no? Perché insomma negli ultimi anni la Roma così così, la Lazio ha avuto sicuramente delle stagioni controverse nella costruzione del proprio settore giovanile, però c'è stata al contempo la grandissima crescita dei vivai dilettanti. Ecco, questo quanto ha cresciuto il livello qui del Lazio, secondo te? È evidente, penso sotto gli occhi di tutti, insomma, che il gap si è notevolmente diminuito, si vede anche dai risultati, insomma, no? Una volta era un risultato che avveniva in maniera sporadica, che una dilettante battesse una professionista, adesso avviene in maniera più frequente, quindi diciamo così ci si fa meno anche così, diventa anche una cosa normale, però di fatto se uno ragiona a mente fredda, insomma, non dovrebbe essere proprio così. Quindi è un incentivo per il calcio dilettante laziale, quindi manifesta insomma un segnale importante, perché comunque ecco anche forse un messaggio per i più grandi, no? A livello di grandi, cercare di lavorare sui settori giovanili. Decisamente. Io invece volevo chiedere a secondo, una squadra che adesso ha 4 punti dalle finali, che però al momento magari qualche rammarico ce l'ha, perché all'inizio non era partita benissimo, ha avuto qualche difficoltà. Quali sono state insomma le difficoltà maggiori, perché non riusciva a fare risultato, magari il fatto che davanti non c'era più Macaluso, che lo scorso anno ogni pallone che toccava ovviamente lo trasformava in gol? No, questa è una squadra che l'anno scorso ha fatto la finale regionale, sono due campioni diversi, Macaluso è un grande giocatore, però penso non sia il problema di Macaluso, è che l'impatto della Coppa Lazio può capitare che si parte con un po' di difficoltà, spero che ci siamo ripresi in tempo per,
per arrivare